Benvenuti a tutti. Oggi è il primo giorno della settimana, lunedì, 9 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Complicazioni e bisticci a tutto campo? Sarà che la luna alta nel cielo si scontra per il binomio Sole-Urano all'opposizione, ribadendo che tra voi e il partner le divergenze si approfondiscono di giorno in giorno. Diversi e incompatibili i sogni, gli obiettivi e gli stili di vita, eppure qualcosa che vi unisce ancora c'è e non ha bisogno di parole, forse l'intesa profonda, di pelle, cementata dal vostro astro guida Plutone, che ammalia anche senza parole e risolve senza muovere un dito. Un po' di lavoro almeno a casa per chi ha arretrati da portare avanti o ha un'attività in proprio, promettenti nel weekend. Forti discussioni con un socio, che riguardo al futuro della vostra società ha una visuale dissimile dalla vostra, inutile scontrarvi, mettetevi alla prova. Notizia sorprendente in arrivo, notizia importante che vi sorprende, che vi rende felici, che vi emoziona. Posta in arrivo, telefonate, email, messaggi in generale, atti, notifiche. Una notizia che vi metterà di buon umore. Se vi accorgete di aver sbagliato, oggi, chiedete subito scusa, meglio un'umiliante sincerità che passare per superbi. Oggi potrebbero arrivare buone notizie su molti fronti, per telefono, per email o per posta. Potreste avere bisogno anche del parere o consiglio di qualche persona preparata per sfruttare al meglio i vantaggi di queste buone notizie. Negli ultimi tempi la vostra vita è andata su e giù come sulle montagne russe, poche certezze e tanti dubbi. Oggi alcuni potrebbero ricevere notizie inattese, soprattutto in campo sentimentale, in grado di stabilizzare la vostra vita. Non date oggi nulla per scontato, contate sulle vostre forze e cercate di risolvere i problemi principali. Curate la puntualità sia negli appuntamenti che nei pagamenti di qualunque cosa. Proposte temerarie da qualcuno che non ha affatto a cuore il vostro interesse. Fate attenzione e siate prudenti, potreste ritrovarvi con un pugno di mosche in mano. Oggi destinate del tempo a controlli della salute e a pensare ad una sana dieta alimentare, che non servirà solo a perdere qualche chilo di troppo ma a regolare meglio il vostro metabolismo. Opponete la giusta grinta e una buona determinazione a una giornata che potrebbe risultare noiosa e senza particolari emozioni. Incertezze e una piccola battuta d'arresto riguardo il lavoro, vi sembrerà che nonostante l'impegno profuso tardate a raccogliere i frutti dello stesso. Discussioni in famiglia. Un risarcimento si sta facendo attendere più del dovuto. Fate attenzione alla guida, rispettate oggi semafori e segnaletica, multe in agguato. Nella giornata di oggi vi converrà condividere alcune decisioni con qualcuno che è vicino a voi e vi potrà aiutare a superare alcuni ostacoli che bloccano la riuscita di un vostro progetto. Fate uno sforzo, dovete aprire le porte del vostro cuore per sentire la fresca brezza dell'amore. Qualcuno forse dovrà rinunciare ad un impegno, per poi recuperare nei prossimi giorni. Soprattutto nell'ambito lavorativo dovrete spingere per far valere le vostre ragioni, in particolar modo se gli altri vogliono oltrepassare una certa soglia con voi. Il pianeta della penetrazione creativa, del potere intellettuale, della forza rigenerante e delle risorse dell'io, Plutone, transita in ottimo angolo astrologico per il vostro segno e vi fornisce una straordinaria capacità di comprendere il circostante. Anche Giove è il vostro paladino, trovandosi in posizione felice dal segno dei pesci, a fornirvi una straordinaria forza illuminante. E non solo, il pianeta è pronto a darvi l'intervento della buona sorte, laddove sul vostro cammino si troveranno piccoli inciampi in questa lunedì. Gli astri vi infondono insomma sempre più sicurezza e vi vogliono favorire nelle imprese difficili, spalleggiandovi con una fortuna sfacciata. Guardatevi però dal sentirvi invincibili e prudentemente ricordatevi sempre di essere degli uomini comuni, con umani limiti. La settimana si avvia alla conclusione un po' sottotono. Sono momenti passeggeri, state attraversando un periodo stimolante in amore e lavoro. Nelle prossime ore luna vi toglie energie ma potete contare sull'aiuto di Giove e Marte. In amore non ci sono problemi.
se non sapete come comportarvi con le persone che vi sono vicino, perché non avete ben capito che cosa vogliano da voi, allora sarà bene chiarire immediatamente e non lasciarsi prendere dall'istinto. Magari avete di fronte qualcuno che potrebbe darvi delle buone idee, oppure che potrebbero rappresentare qualcosa in futuro, ma non c'è motivo di non approfondire da subito. Contrariati, primo perché col partner, sotto tiro di Urano, oggi c'è Maretta, secondo perché a complicare ulteriormente le cose vi tocca dar retta alla Luna allo Zenith in quadratura, ovvero accettare di pranzare dalla sua cara mammina. L'unico a capirvi e a sollevarvi quel coperchio plumbeo che vi sentite sulla testa il quattro zampe, più simpatico e coccolone che mai. Che bella invenzione sono gli animali, ringraziate Dio per averlo fatto. Sorridete, avete un buon lavoro, avete una bella casa e godete di ottima salute, chissà quanti vi invidierebbero. Amore ed Eros. Hai ferri corti con il partner, ma se non c'è in voi si legge la smania di un incontro fatale, che probabilmente arriverà in tempi brevi. Il problema è la timidezza, a causa della quale non vi esponete mai, timorosi di urtare la suscettibilità altrui, esattamente quanto gli altri feriscono la vostra. Cari Scorpione, alcuni di voi potrebbero avvertire un po' di nervosismo e saranno sottotono. Meglio imparare a convivere almeno per le prossime 48 ore con questa situazione. Finalmente arrivano freschi progetti a lungo termine. Siete lungimiranti e desiderate una fase di trasformazione e rinnovamento, da cui poter partire per ritrovare un equilibrio mentale. La vostra indole non di rado calma ed equilibrata può essere in parte modificata dall'insorgere improvviso di una passione. Che sia dei sensi, dell'anima o della mente, essa scuoterà alcuni punti fermi della personalità, condizionando alcune scelte importanti che dovete compiere. Lavoro e denaro? Se siete in trattativa per un acquisto importante, attenti a come vi muovete e soprattutto come parlate, per una parola sbagliata rischiate di mandare tutto in fumo e vi dispiacerà. Di fatto le vostre ambizioni e i progetti per la giornata non collimano con quelli del partner o del gruppo che frequentate e con il quale abitualmente trascorrete il weekend, tutto troppo ardito, la vostra temerarietà scoraggia chi non è in grado di seguirvi, o pensa di non esserlo. Siate aperti a idee e opportunità inaspettate. Anche i piani più ben congegnati avranno successo solo se si è disposti ad abbracciare ciò che non si è pianificato. Mantenete una mente aperta pur restando radicati nella verità. Con Plutone, pianeta che esprime il successo anche delle facoltà intellettive, ora al vostro fianco, da un segno che più di tutti ambisce a dominare nello zodiaco, il Capricorno. Potete arrivare all'agognata meta di riuscire a ottenere una concentrazione intellettuale, meglio e prima di ogni vostro altro collega. Benessere. Tensione nervosa allo spasmo, responsabile di contratture muscolari, scatti nervosi, emicrania, palpitazioni. Per mettervi tranquilli vi ci vorrebbe una vasca da bagno colma di camomilla, immaginate quella di Cleopatra piena di latte d'asina, meraviglioso per la pelle. Ma la vostra abluzione risulterebbe ben più rilassante. Chiedi aiuto quando ne hai bisogno. Sarebbe meraviglioso mangiare un pasto sano preparato da qualcuno per te. Altrimenti, molti negozi di alimentari biologici preparano pasti meravigliosi. Per lei, rottura annunciata o solo minacciata, volendo siete ancora in tempo a riprendervi il vostro lui, come un baro con una carta sfuggita dalla manica. Ammesso e non concesso che lo vogliate davvero. Per lui, capitombolo o incontro ravvicinato con uno sportello, vistoso l'effetto bernoccolo, ma in 4 e 4 tola botta rientra, bacino sulla bua ed è già dimenticato. Colore delle emozioni, verde. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.